Da Ernest Bloch, il principio speranza, la ninfa siringa. È inevitabile udire nel canto un richiamo. Cominciò come grido, questo esprime un impulso e al tempo stesso lo acquieta. Il grido umano venne all'inizio accompagnato solo da rumore, da un ronzare, un tambureggiare, uno sfrigolare. Cose del genere stordiscono e restano cupe. Nasce un contrapporsi di alto e basso, mai però uno spunto per una altezza di suono, per non dire per una gradazione. Questa, cioè la musica, arrivò con modestia e riuscì soltanto con l'invenzione del flauto pastorale o di Pan. Questo attrezzo, maneggevole e trasportabile ovunque, proviene da un altro stato sociale rispetto agli strumenti sonori che producono strepito e spavento pertinente al culto. Usato a preferenza dai pastori, il flauto di Pan servì a sentimenti più prossimi, più umani, e alla loro espressione. Esso non deve stordire né incantare come la raganella, i piatti o il tamburo, dai colori magici e venerato come magico in sé. Piuttosto, accanto al semplice intrattenimento, si mantiene ai livelli dell'anelito amoroso e per quel che riguarda il residuo di magia, dell'incanto d'amore. Il suono del flauto pastorale, del flauto di Pan, della siringa presso i greci, denominazione che intendono tutte la stessa cosa, deve raggiungere l'amata lontana. La musica comincia perciò nella nostalgia e già completamente come richiamo verso ciò di cui si manca. Fra gli indiani delle montagne rocciose è ancora oggi diffusa questa credenza. Il giovane indiano esce nella prateria e lamenta sul flauto di Pan il proprio amore. La fanciulla allora piangerà, per quanto lontana sia. Il flauto di Pan ha poi fatto carriera, è il proavo dell'organo, anzi è molto di più. È il luogo di nascita della musica come espressione umana, risuonante sogno di desiderio. Di ciò testimonia non soltanto una credenza indiana, ma proprio nella sua sede una delle più belle fiabe dell'antichità. Origine e contenuto della musica vengono in esse indicati in maniera amabilmente allegorica. L'ha esposta Ovidio. Secondo lui col flauto arcadico e col suo contenuto è accaduto quanto segue. Pan ruzzava con le ninfe e insidiò una di queste, la ninfa degli alberi, Siringa. Essa fugge davanti a lui, è ostacolata da un fiume e scongiura le onde, le sue liquidas sorores, di trasformarla. Pan la afferra e si trova in mano solo delle canne. Durante i suoi lamenti per l'amata perduta, il vento produce nelle canne suoni la cui armonia commuove il dio. Pan spezza le canne, una più lunga, l'altra più breve, le gradua per bene, le mette insieme con la cera e accenna i primi suoni, come il vento, ma con fiato di vivente e come lamento. È così nato il flauto di Pan. Suonare procura a Pan la consolazione di una unione con la ninfa. Hoc mi colloquium tecum manebit. Scomparsa eppure non scomparsa, che è restata nelle sue mani come suono del flauto. Fin qui Ovidio, il ricordo di tempi primordiali, della preistoria della musica, quale pathos della mancanza sentita, nella sua fiaba è pensato, e ciò la rende non sentimentale e oggettiva, con allegorie autentiche. A tacere di Pan,
Il flauto di Pan è nato, anche geograficamente, non in Grecia, ma nell'Asia orientale, intorno al terzo millennio, si è rapidamente diffuso per tutta la terra, particolarmente appunto tra i popoli di pastori. Ma per quanto graziosamente e profondamente sia indicato nella fiaba il bisogno di musica, con altrettanta verità essa indica anche la piccola, feconda invenzione di quell'espressione umana che è la musica. Proprio nel contrasto della siringa con gli strumenti del culto e gli attrezzi sonori, con i rumori di tipo sordo, mugghiante, lamentoso, sfregante, in questo mondo dei suoni per il culto, penetra lo strumento che fa udire una ben ordinata successione di suoni. E con l'unione di siringa e ninfa, Ovidio ha indicato la meta verso cui si muove la serie dei suoni, da sempre linea tracciata nell'invisibile. È una meta contraddittoriamente utopica. Questo suono ottenuto dal flauto è la presenza di qualcosa di scomparso, quel che oltre il limite viene raggiunto da questo lamento e compreso in questa consolazione. La ninfa scomparsa è rimasta come suono, in cui ella si orna e si abbellisce e risuona davanti a chi ne ha bisogno. Il suono proviene da uno spazio vuoto, viene prodotto da un fecondante soffio d'aria e resta ancora nello spazio cavo, che fa risuonare. La ninfa diventò la canna. Lo strumento si chiama siringa come lei. Fin da oggi, invece, non è ancora ben noto come si chiami la musica e chi essa sia.